Nel 2022 la Corte dei Conti del Veneto ha recuperato 24 milioni di euro. Il dato è stato reso noto a Venezia durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023. Dopo le limitazioni del Covid, l'anno appena trascorso ha registrato una crescita paragonabile al boom economico del dopoguerra. Dove poi iniziano a girare tanti soldi e a quello che abbiamo visto si aggiunge ciò che vedremo, cioè il PNRR, le Olimpiadi e via discorrendo. Naturalmente dove girano tanti soldi nascono tanti appetiti anche non proprio di natura criminale. Ugo Montella, procuratore regionale della Corte dei Conti, ha giudicato imponente anche il recupero di contributi pubblici acquisiti illecitamente da privati, soprattutto imprenditori del settore energetico. Ma la procura contabile ovviamente si è concentrata su più fronti, a partire da numerosi casi di contestuale svolgimento da parte di dipendenti pubblici di attività professionali non autorizzate o autorizzabili. La Corte dei Conti è un'istituzione, cioè, e quindi è la parte, diciamo, della magistratura che si occupa del danno erariale e quindi del fatto che i soldi pubblici vengano spesi bene. Da parte nostra fare questo percorso assieme alla Corte dei Conti significa avere, diciamo, meno difficoltà ad essere più operativi. Sul fronte politico, inevitabile il dibattito su quella che oramai universalmente definita la paura della firma, quel timore di conseguenze indesiderate che può prendere l'amministratore pubblico di fronte all'approvazione di un provvedimento. La paura della firma è sicuramente umana, diciamo, però il problema è quello di utilizzare il denaro pubblico come il buon padre di famiglia, e cioè come una persona che cura gli interessi della propria collettività senza disperdere, deviare, distorcere denaro.